Quando si parla di Rotonda si parla di Franco Bruno. Ma mi tocca purtroppo, si parla di Franco Bruno, si dovrebbe parlare di tanti, ci vorrebbe più collaborazione, però sai, nei piccoli paesini, qua a Rotonda 3.000 abitanti, andando a tutte le attività che fa, insomma, non trovi tanti collaboratori, però si parla di Franco Bruno, speriamo che se ne parli bene in giro. Io sto facendo cose buone, dico Rotonda del Fare, siamo noi, stiamo facendo tante belle cose, compreso quella di questa sera, che ringrazio a voi che avete portato questa novità, e ringrazio gli ospiti che parteciperanno a questa manifestazione, e andiamo avanti. Poi abbiamo iniziato innanzitutto questa festa stamattina, molto bella, con i bimbi delle scuole elementari, nei campi, li abbiamo portati nei campi, abbiamo fatto questa festa di fine raccolto, facendo raccogliere, fare il raccolto roba ai bimbi, dai fagioli alla melanzana, e poi c'è stata la degustazione, e vedere questi ragazzi qua che lavoravano nel campo e poi mangiare, degustare questi prodotti è stata una cosa bellissima, molto 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 soddisfazione. Quanto vale per Rotonda la promozione e la divulgazione di questi due straordinari prodotti? Ma vale tantissimo, soprattutto per la melanzana, io l'ho ripetuto già diverse volte, diciamo qualche anno fa si vendeva Rotonda la melanzana, adesso invece è la melanzana che vende Rotonda, perché noi siamo stati molto bravi in questo, abbiamo legato la melanzana, il territorio alla melanzana, e quindi stiamo vendendo il territorio. Di ultimo stiamo cercando di entrare negli Stati Uniti attraverso mercati importanti, e soprattutto pure con l'aiuto e la collaborazione di uno chef stellato lucano di Lagonegro, Diodati, quindi aspettiamo ancora un po', una cosa è lenta, stiamo lavorando bene, ma i frutti si stanno vedendo. Ultimo apprezzamento in ordine di tempo a Milano Golosa una settimana fa, con grandissimo riscontro dell'utenza e soprattutto due prodotti che valorizzano la qualità, la bontà e la genuinità, il segreto di questi due prodotti. Ma Milano Golosa quest'anno abbiamo deciso di partecipare come partner a questa kermesse su richiesta appunto dell'organizzatore Davide Paolini, e dove diciamo abbiamo fatto da padrone, ecco, con i nostri chef che abbiamo fatto show cooking, e l'aiuto dello chef stellato Camboli, che ci segue sui nostri prodotti, ma ritengo che incomincia ad essere molto conosciuto, è un prodotto che è entrato già per esempio nel ristorante di Milano, ci sono gli chef di Milano che la cucinano, quindi questo è molto molto importante, perché si sta allargando, sto conoscendo lentamente ma a macchia d'olio. In ultimo, qual è la cosa che ti rende più orgoglioso di essere presidente di un consorzio che tutela e valorizza questi due prodotti? Ma quello che rende orgoglioso è al di là di essere presidente, di quello che si fa a Rotonda. Io sto dicendo che noi siamo Rotonda del Fare, perché stiamo facendo tanto, abbiamo rivoltato Rotonda. Rotonda non era così, gli altri comuni li abbiamo diciamo surclassati, diciamo la verità, perché Rotonda ha avuto per un periodo qua un calo incredibile, quindi Rotonda sta facendo da padrona nel turismo, il tutto con l'albergo diffuso, con Bolina Experience, qui che viene il turismo del benessere, dall'aria, dall'acqua e da tutto quello che noi offriamo. Questa sera un momento di spensieratezza con la Corrida del Sud, domani sera un concerto per chiudere in bellezza questa fase autunnale. Ma la spensieratezza occorre, perché di pensieri qua ne abbiamo avuto tanti, quindi si lavora tutti i giorni in un modo molto molto intenso, e questo devo ringraziare molto a tutti i collaboratori, al direttore del consorzio Nicola Lagamma, Gilda Di Tommaso, a tutte le collaboratrici che sono sempre presenti, quindi stasera la spensieratezza, qualche risatina non guasta.